Buongiorno! Ebbene sì, ci stiamo vedendo di venerdì, siete abituati a video il mercoledì e la domenica, e invece oggi anche di venerdì sono al momento nel beauty office, come forse potrete sentire da questo eco che ancora ci accompagna, perché qui mancano ancora dei mobili, delle cose, dei quadri, e quindi quando sarà tutto pronto ovviamente ve lo mostreremo. Parlo al plurale perché sono in questo beauty office, quindi in ufficio con... Ciao Mori! Con Deborah, l'avete vista anche nell'ultimo video perché abbiamo girato insieme il video sulle palette di Anastasia Beverly Hills, le nuovissime, dove sono sicuramente più carina di come sono adesso. E ieri quando abbiamo girato quel video, cioè mi sono struccata, però vedete, tipo ho ancora i segni della colla per ciglia finte, infatti non ero più abituata a metterla perché non ho messo le ciglia finte per tutta l'estate. E adesso che le ho rimesse, non sono più abituata a struccarle, evidentemente. C'è una cosa che devo fare assolutamente nel giro di 2 minuti, ovvero colazione, perché sono le 10 passate e io ancora non ho fatto colazione. Quindi, non voglio svelarvi troppo dell'ufficio, però una cosa ve la facciamo vedere, perché anche tipo una delle primissime cose che abbiamo acquistato, È anche la nostra cosa preferita, in è una delle realtà. nostre cose preferite, e ci siamo passate davanti, abbiamo visto che costava moderatamente, insomma, che si poteva fare, e poi ho detto: senti, prendiamoci lei. Ta-da! Abbiamo preso questa macchina del caffè, che è la macchina del caffè Bialetti. E ragazzi, io non ho mai avuto una macchina del caffè a casa, cioè nemmeno a casa con Nicola, quindi sono in fissa. Ma non sapevo che le cialdine si mettessero tutte qua dentro. Sì, infatti, quello che hai visto l'altro giorno, perché l'altro giorno Eleonora è venuta in ufficio senza di me e ha trovato nel secchio un sacco di cialdine e pensava fossi impazzita e mi fossi fatta 1000 caffè. In realtà, quando tu metti le cialdine e si rompono, vengono finite, cadono qui dentro. Tu ogni tot le devi svuotare e via. Tu niente, ormai pro. No, raga, io sono bravissima Anche a fare il perché io caffè. non l'ho mai fatto. Ma queste sono le Davvero? nostre ungette di mese. Yay! Ta-da! Che belle! E sì, no, non l'ho mai fatto. Facciamo un tutorial così impari anche Sì. tu. Ah, però vi dobbiamo anche far vedere le nostre tazzine. Story time tazzina. Questa è la tazzina di Eleonora che ha deciso che lei avrebbe avuto l'unica tazzina decente di questo set. Cioè, guardate che carina, dentro c'è scritto BFF col Allora, in realtà cuoricino. ci siamo passati davanti e Deborah ha detto: mi fa schifo Biancaneve. Beh, sempre meglio Biancaneve ed sto nano che mi sono beccata io, amici. Con dentro è scritto M. Questa l'ho scelta solo per la scritta, perché insomma, fa capire che c'è stato qualcosa di strano nella scelta di queste Eravamo da tazzine. Risparmio Casa. Abbiamo Esatto. trovato un sacco di cose carine. Molte, tra cui queste. Dai, vabbè, ci stanno. Adesso vi faccio vedere come si fa il caffè e poi vi facciamo anche un haul di tutte le nostre E cialdine. soprattutto vi raccontiamo cosa è successo quando abbiamo preso queste Mamma mia, tazzine. raga. Allora, io non so quale voglio. Forse il vaniglia, visto che non l'ho mai provato. Cioè, me lo sta definendo e io non l'ho mai provato. Prima cosa, è acceso qui sotto il rosso, però dovevo aspettare che diventa verde anche questa tazzina. Ciò vuol dire che l'acqua si è riscaldata. Ah, quindi dobbiamo aspettare. Sì, ma ci metto un secondo. Ah, ok. Ha perso il momento di accensione. Comunque, adesso è verde, quindi metto la cialda nel buchino che ha forma di cialda. Un giorno lo voglio fare anch'io. Però c'è qualcosa. Ecco, Ok. ok. Spingo. E ora? Premo il tasto verde. Ah, ok. E adesso dovrebbe uscire il caffè. Poi Deborah se lo fa tipo fino a dove c'è scritto BFF. Io invece lo Esatto. voglio abbastanza breve. Quindi dimmi stop così te lo fermo. Stop. Ma lo sai che io mi devo fare il cappuccino, quindi questo lo devo travasare. Ma Che scema. Eh sì, devo come? fare colazione. Tu Era così vaniglia. poco? Sì, dai, mi prendo vaniglia. No, Metti, non te lo puoi mettere di più ormai, dopo che l'hai stoppato. lo puoi far andare un po'. Ok, perché tu le prendi un po' di più. Sì, questo sì. Finché esce marrone, insomma, non lo prendo. No, vabbè, ragazzi, finché esce marrone, no, non lo Non farà. si spreca la caffeina, ragazzi. Quindi io in realtà non devo usare la tazzina, ma No. la mia tazzona. Però prima mi sa che dobbiamo svuotare. Allora, prendo in frigo questa mia tazza, che è bellissima. E ce l'ha anche Deborah, però tipo non uguale uguale, ma la sorellina. Questa qui che è nera e le abbiamo prese insieme. Dove le abbiamo prese? Starbucks Eh sì, a ma a Nizza. Nizza? Sì, un sacco di tempo fa. Sì. E finalmente le possiamo usare. Tazzona, sempre Stesso procedimento. E
qua lo puoi far andare finché esce marrone. Finché esce marrone. Perché tanto devo fare il mio cappuccino freddo. Anche in ufficio non si rinuncia. Che bello, raga, io farei caffè tutto il giorno, secondo me diventerò malata. È un po' ASMR questa cosa, no? Un po' sì. Brodaglia. Vabbè, ho fatto uscire un bel pomodoro. Se ci vai a mettere il latte, opla, va bene. Abbiamo trovato uno spazio senza spoiler dove possiamo parlarvi delle tazzine. Mamma mia, ragazzi, allora, innanzitutto di tu che stavi guardando queste tazzine. Sì, perché le volevo prendere, perché comunque siamo, cioè, avevamo preso la cosa per il caffè, eravamo senza tazzine per il caffè e le volevo prendere in diversi posti. Cioè, io ho detto, prendiamole qui, lei, no, sono brutte, dobbiamo prenderle belle. Io, prendiamole qui, no, sono brutte, dobbiamo... A un certo punto ho detto, senti, dai, queste sono carine, prendiamole perché attenti non possiamo fare il caffè. Guardo Biancaneve e lei comincia a sbirciare, tipo dicendo, ma sì, no, ma io li odio. E quindi ovviamente Biancaneve è tipo l'unico cartone di principesse Disney che non mi piace. Prendo una tazzina, ho fatto vabbè, prendo questo nano, guardi, avevo in mano la mia. Esatto. No, vabbè, raga, a un certo punto guardo dentro la tazzina e vedo un insetto morto così. Ho iniziato a urlare e ho lanciato la mia tazzina in mezzo alle altre tazzine. Io ho lanciato la mia tazzina sulla sua, sulle altre tazzine. E ovviamente si è fatto urlando. Si è fatto super casino. Di noi che urlavamo, delle tazzine che sbattevano tra di loro. A un certo punto devo vedere il ragazzo del negozio che fa così, tipo sbuca dal nulla. Che è successo, che ragazzi? Successo? Tutto bene? E noi c'era un insetto nella tazzina. Aspetta, noi ci ritroviamo a dire questa cosa perché io ho urlato di riflesso a lei, ma raga, questo insetto era un millimetro, cioè era minuscolo, era tipo un moscerino. E quindi ci vergognavamo, ci guardavamo tipo, no, perché c'era un insetto. A un certo punto lui guarda questo insetto, fa, ma questo... Vabbè, dai, vabbè, ci ho iniziato a prendere troppo in giro. Con ragione anche, però vabbè, alla fine davvero non ne voleva prendere. Io ho detto, le prendiamo lo stesso. Oh, ovviamente abbiamo preso tazzine senza insetto, le abbiamo lavate 580 volte. E adesso io mi becco la tazzina con il sette nano. Oggi quella di Biancaneve, hai visto? Tante fatte, tante dette. Hai ragione, dai. Ma tu l'hai già preso il caffè? Ma era uscito solo l'acqua sporca. Non ci avevo pensato, tu sei già al secondo caffè alle 10 di mattina. Ciao amori, ci vediamo dopo. Io adesso invece vado a fare il mio cappuccino freddo, quindi ice coffee latte. Faccio il tutorial. Mi piace tantissimo, non lo faccio vedere su Instagram, quindi ve lo faccio vedere su YouTube. È servissimo pensare di parlare così liberamente, girare, riprendere così, senza proprio un set, senza registrare un video, no? Di quelli che faccio sempre sul canale di Leni. Però sono anche molto emozionata perché mi piace parlare con, cioè, con voi così, in modo molto boom, accendi, registri, se succede qualcosa accendi la telecamera, un po' come nelle storie, nelle Instagram stories. E quindi adesso vi faccio vedere come faccio l'ice coffee. Però vi volevo anche far vedere, perché sono certa che l'avrete già notata, la maglietta del giorno, che è questa qui ed è di Riverdale. Infatti c'è scritto Southside Serpents. È tipo la fazione. No, la fazione. No, è tipo una gang. Tipo una gang. È la gang del bosco di Riverdale. Ovviamente Riverdale, che cos'è? Una serie TV su Netflix. Se non l'avete mai vista, a me piace, soprattutto la prima stagione. A me e Nicola anche è piaciuta molto. La seconda si perde un po' sul finale perché ci sono delle puntate un po' trash. Cioè, succedono delle cose un po' che cominciano ad essere non più molto reali. Però comunque sono belli, tipo anche i personaggi, l'ambientazione. Ragazzi, c'è una cosa, scusate, devo riapparire. C'è una cosa che è bella di Riverdale, il motivo per cui tutti lo guardano, è Cole Sprouse. Cody, di Zack e Cody al Grand Hotel. Il Bono, aka il Bono numero 2. Ma ti piace più biondo o moro? Moro, ovviamente. Quindi il Bono, certo, per me è super. Io lo sto vedendo soltanto per quello, perché la seconda stagione a me ad esempio non è piaciuta. Detto questo, ciao. Comunque è, si chiama Jughead nella serie TV. E sì, è Moro nella serie TV. E sì, è abbastanza anche Bono, devo metterlo. Comunque questa qui l'ho presa su Amazon ed eventualmente vi lascio il link qui sotto. Ma oggi, siccome voglio farvi vedere anche dello shopping che ho fatto da Zara, vi lascerò magari qui sotto vari link. Qui abbiamo il nostro caffè. Poi vado a mettere il latte, in questo momento sto utilizzando questo Zimil senza lattosio, però in realtà potete usare quello che vi pare, anzi, c'è tipo quello alla nocciola,
latte di soia, eccetera, eccetera. E poi ghiaccini. Io di solito i ghiaccini li faccio anche proprio di caffè quando sono a casa, però qui in ufficio penso che il... cioè, a casa faccio anche il caffè nella moka, non ho la macchinetta come vi dicevo, però penso che qui in ufficio questo sarà il modus operandi di fare il mio ice coffee. A me piace con tanto ghiaccio, eh. Questo qui quindi è il mio ice coffee, la mia colazione, e i ghiaccini mi sa che li vado a riempire di nuovo di acqua. Sì, perché dopo li finiti. Nel frattempo io e Deborah avevamo perso i sottobicchieri nel trasloco e stavo utilizzando questo, che però non va utilizzato così. Questo è tipo un cosino d'IKEA dove uno va a mettere sopra il telefono. E sono super felice perché adesso, andando a sbirciare nelle scatole del trasloco, ho ritrovato i sottobicchieri, che sono sempre di IKEA tra l'altro, in sughero, e sono molto comodi perché non rigano il tavolo. E poi un altro po' di cosine, qui ci sono tipo sticker, liste, cose tipo pennarelli colorati, altre liste, questo si vede proprio che è tipo il mio cassetto. E poi qui ci sono le letterine che, se avete visto il vecchio Beauty Office, sapete a che cosa servono. Tra l'altro vi lascio il link magari giù nell'info box al tour del vecchio Beauty Office. E questo penso che lo andremo a mettere qui nel cassetto in comune, dove c'è anche già la calcolatrice. Ok. Mi sono fatto un make-up ispirato a... ai Southside Serpents, un po' a Riverdale, e adesso vado a girare con Deborah i prefi e bocci, quindi i preferiti e i bocciati del periodo più che del mese. Ci saranno tante cose che ho usato tanto quest'estate che mi sono strapiaciute, soprattutto pelle grassa mista oleosa, orecchie aperte. We're done! Abbiamo finito di registrare! Ah! Che dolore! Amore, il dolore in diretta! Qui c'è il termosifone, niente di strano. Abbiamo finito di registrare i prefi e bocci. E sono molto bene, andranno online. Un sacco di prodotti interessanti. Sì, andranno online tra sabato e lunedì. Corriamo via, perché ieri siamo rimaste bloccate 40 minuti nel traffico, quindi oggi proviamo un'altra strada, tipo per tornare alle nostre case, e speriamo di non rimanere bloccate. Eccoci qua, sulle montagne russe, dette anche macchina dei Debs. Stiamo tornando a casa. Nel frattempo è successo che dobbiamo scegliere le pizze io e Nicola, perché stasera, oggi è il compleanno di mia nonna, e stasera mangiamo la pizza tutti quanti insieme. E siccome la pizza non è che si mangia proprio sempre, quando la mangi la prendi buona, no? Allora ho chiesto a Nicola quale pizza vuoi, e nel mio quale pizza vuoi vuol dire quale pizze prendiamo, perché noi prendiamo due pizze e poi le dividiamo. Infatti secondo me il problema sta proprio qua, che non si divide il cibo con nessuno. Ma come no? Così c'è il doppio gusto, no? E quindi lui mi ha risposto, qui è il problema, la sua risposta è il problema, perché la sua risposta è bufala e pachino. Allora, cioè, calcolate che in questa lista di pizze ci sono delle cose buone, tipo pomodori secchi ricoperti di fior di latte, pezzi di burrata, olive, olio e mandorle in granella. Per dirne una. Quest'altra che Deborah ormai la sogna. Fior di latte, funghi porcini, patate cotte al forno a legna, scaglie di tartufo nero fresco. 8000 calorie, amo. Tu come te ne esci con bufala e pachino? No, è una ma poi perché? Cioè prendi bufala e basta, no bufala e pachino. Lei è arrabbiata con i pachini. Comunque vabbè, adesso ho chiesto un po' di aiuto a voi su Instagram e spero mi aiutate a scegliere, perché sono super indecisa. C'è solo una certezza: non prenderò mai bufala e pachino, Nicola. Eccomi tornata a casa, c'è un macello, lasciate stare. Volevo farvi vedere però le cose che ho preso. Da Zara ho fatto una mega spesa, questa busta pesa tantissimo. E volevo farvi vedere un po' le cose che ho comprato. Ci sono adesso, quindi se qualcosa vi piace la trovate in negozio, non sono tipo rimasugli dei saldi. E ho qui con me anche lo scontrino, totale più di 100 euro, quindi fantastico. C'è solo una cosa che ho preso così senza provare mai più. Mi ha detto Deborah: ma prendila, per quant'è? Tipo 9 euro? 10 euro? Prendila, poi se ti sta o non ti sta, che importa? No, io tornerò al negozio a cambiarla, perché per me anche 10 euro, insomma, comunque ve la faccio vedere dopo. Iniziamo dalle cose belle. Allora, questo pantalone pagato 29,95, secondo me è pochissimo per essere un pantalone di Zara. Ed è sopra fatto così, quindi in finta pelle con l'elastico. Va tutto dritto, quindi cade dritto.
quando lo indossate, e come vedete è di questo materiale in finta pelle esterna, mentre all'interno questo materiale, vedete, è un po' tipo scamosciato ed è veramente tanto caldo. È top il fatto che all'interno non abbia lo stesso materiale, perché altrimenti un minimo sudore, o anche se tipo avete fatto la doccia da poco, vi siete messi la crema e i pantaloni magari non entrano, comunque fanno attrito. Invece avendo questo materiale super morbido dentro scivolano tranquillamente, però il problema è che sono molto caldi, quindi sono un investimento per questo autunno slash inverno e sono abbastanza a vita alta, cioè calcolate che a me arrivano qua. Quindi si possono mettere le magliettine anche un po' più corte o metterle dentro la vita, che a me piace tantissimo, un pochino tirate fuori. Questo era il primo pezzo di sotto, vi faccio vedere l'altro pezzo di sotto e poi le cosine sopra che possono essere interscambiabili. Calcolate che questo veniva 49,95 quest'altro, ho preso di tutte e due le L e sono però molto molto contenta di vedere taglie dalla XS alla XXL da Zara, vedete? XS, SML, XL e addirittura XXL. Non sempre si vedono tutte queste taglie da Zara per i capi, quindi sono contenta di aver trovato, insomma, dei capi che, se vi piacciono e se volete andare in negozio a vederli, a provarli, insomma, probabilmente ci sarà, comunque c'è più probabilità che ci sia anche la vostra taglia. Questa qui è una gonna nera, aspettate che vado a mettere tipo la cinta un po' infilata nella fibbia, ok, ha questa cinturina già incorporata che si va a stringere a seconda di quanto vi serve. Come avete visto è tutta plissettata, quando si vedono queste righe così si chiama materiale plissettato, plissé, ed è sempre, io l'ho presa ad indossare così un pochino a vita alta, soprattutto che non riesco a farvi vedere effettivamente con questa inquadratura dove arriva. Salgo sul divano, così si vede, forse riuscite a capire un po'. Segue molto la fisionomia del corpo, quando siete dritti, tranquilli e dritta, ma si può ingrandire tantissimo. Questo è sfruttabile anche in inverno con degli stivaletti sotto, cioè secondo me sono stata attratta dalle cose che posso utilizzare anche un po' più in là. Mentre le cose che vi faccio vedere ora, che vanno sopra, possono andare sia ora, cioè perché sono molto molto leggere in realtà, ma anche verso l'autunno e secondo me anche l'inverno, con una bella giacca, un giacchetto di pelle, sopra anche semplicemente un giaccone. La prima l'ho pagata 17,95 euro, ho preso la M, quindi 17,95 euro per Zara secondo me non è tanto per un top così carino, calcolando che uguale ma soltanto nero credo di averlo pagato uguale. Questo modello lo staremo vedendo in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i modi. Soprattutto io ce l'ho nero semplice e l'ho usato tantissimo, l'ho sfruttato parecchio anche sotto a vari blazer. Magari già che ci sono vi faccio vedere un nuovo blazer che ho nella mia fashion collection e un altro che ho sfruttato tantissimo per darvi delle idee di outfit. Comunque questo qui mi strapiace su sia i pantaloni che la gonna, però mi ha convinta tantissimo quando l'ho provato sulla gonna per una serata fuori o quello che vi pare. Ha questo pizzo nero qui in alto e tutto il resto ha la base nera e poi delle micro pagliuzze verdi smeraldo. Ultima cosa che mi piace di questo haul, perché poi c'è la cosa che ho preso ma andrò a dare indietro, 19,95 euro, è una maglia che quando ho visto, a parte che mi si è sgualcita perché l'ho tenuta in questa busta tutti questi giorni in fondo, ma appena l'ho visto ho pensato Kim Kardashian, o forse sgualcita non rende, non si capisce bene, non si capisce neanche perché io abbia pensato Kim Kardashian. Immaginatela tutta senza righe, ha questo scollo qui davanti morbido, è di questo colore panna caldo ed è tipo tutta di materiale simil seta. La cosa che invece non terrò è questa, che appunto ho pagato 10 euro. Momento screen, se volete fare il momento screen e farmi sapere che state guardando il video mettendolo nelle vostre storie e taggandomi, così che io posso repostare qualcuno, questo è il momento screen, il momento del reveal di che cosa ho preso e darò indietro. L'ho preso fondamentalmente per il colore, perché sul nero si può mettere di tutto, e quindi un top così fucsia che sotto ha anche l'elastico ho pensato potesse semplicemente starmi bene.
Invece ragazzi, no, c'è sempre un motivo se qualcosa da Zara costa troppo poco. Nel caso specifico, almeno per me, è questa cucitura centrale, è proprio questa riga in mezzo al seno. Non brutta sulla maglia, brutta indossata. Adesso vi faccio vedere i blazer dei quali vi parlavo. Il primo è questo qua, che forse avrete visto in qualche altro evento, qualche storia, qualche foto su Instagram, perché da quando l'ho presa questa giacca bella, in realtà anche un po' strutturata, me ne sono innamorata tantissimo. L'avevo presa per l'evento con Natasha Denona da Sephora Italia e poi l'ho utilizzata tantissimo sia quando sono andata in Svezia con Daniel Wellington, sia ultimamente per registrare un progetto speciale con un brand fighissimo. Vi dico solo che ci ho girato la sigla con questa cosa qui, quindi appena potrò dirvi vi lascerò il link proprio direttamente alla sigla che svela il progetto del quale farò parte quest'anno. Comunque questa qui è pazzesca ed è di Zara. Costo, quella costava un pochino. Invece questo blazer qui che vi faccio vedere costa molto poco e vi lascio il link nella bio perché è di Find, il brand di Amazon Fashion. Che ne pensate? È molto meno strutturato, cioè è proprio più leggero, cioè quello lì lo posso usare anche in inverno, magari questo in inverno no, è troppo leggero, però per l'autunno si può usare. Non è stirato, quindi vedete un po' più di piegoline, ma io in generale non stiro. Quindi quando ci sono queste cose, se non sono ancora state portate in... non mi viene il termine, non so proprio se è la lavanderia. Comunque, non è stirato, come potete vedere. Trovo che il colore mi stia abbastanza bene. Ragazzi, periodo verde. Un blazer più semplice, appunto meno strutturato, anche meno costoso. E che però fa un look, no? Solo che non va messo con un altro verde, perché il contrasto fa rabbrividire. Cioè si nota subito che sono due verdi diversi. Ne approfitto perché c'è un'altra cosa che non vi ho fatto vedere, se non su una rapidissima foto su Instagram, e sono delle scarpe. Le ho prese da Amazon sempre, però il rivenditore è cinese. Ho molte personalità dentro di me, mi piace vestirmi sia super elegante sia super sportiva, e infatti io amo i tacchi tantissimo e le scarpe da ginnastica, cioè non ho vie di mezzo tipo il mocassino, la ballerina, non so quali altri vie di mezzo ci possano essere. Queste qui sono delle scarpe da ginnastica, sono comodissime ma molto molto extra, probabilmente anche un po' tamarre, un po' Jersey Shore. Mi vergogno quasi a farvele vedere. Però io, ragazzi, vi dico la verità, le trovo pazzesche. Cioè, so che non sarete tutti d'accordo, ma io le trovo pazzesche. Questa parte qui, che va tutta a riflettere perché sono anche di diversi materiali, qui la parte del calzino, diciamo, dove andate per mettere il piede, color nude. La punta è in vellutino nero, quindi ancora altro materiale. Ah, ovviamente poi dietro abbiamo anche il giallo per non farci mancare nulla. Quindi niente, loro sono la mia tamarrata del periodo. In tutto ciò ho detto a mamma quali pizze prendere stasera per me e per Nicola. Nicola ha cambiato, non ha detto più bufala e pachino, ma ha detto un'altra cosa che secondo me è comunque molto... poco porcellosa per una serata pizza, e dopo vi faccio vedere quella che alla fine ho scelto io. Odio il fatto di non avere uno specchio decente per farvi vedere ogni volta gli outfit, ma giuro che lo comprerò. Queste sono le scarpe che ho scelto per questa sera, sono delle Steve Madden, tutte glitterate con gli Swarovski colorati, e poi ho un vestito bianco molto semplice con le tasche. Comunque adesso vi faccio un close up sui brillantini delle scarpe. Sono in quella che ormai è la stanza di mia sorella, questa è la mia ex stanza, quando era mia però non aveva questo sfondo così carino, altrimenti ci avrei girato video. Infatti tutto quello che vedete dietro, tutto è di mia sorella. Comunque qui a casa dobbiamo fare un mega decluttering, perché ci sono tante cose che ovviamente non si usano più. Eccoti, stavo dicendo che dovremmo fare un mega decluttering. Guarda quanto è abbronzata. Non sembra dal video, madonna mia che tutto sono brutto. Ma non è vero. Tra l'altro stiamo preparando un video che vedrete ad ottobre. Preparatevi. Non avete idea. Quindi volevo far fare tipo una carrellata di alcuni libri che sono qui. E praticamente sono la maggior parte miei. Qui ci sono tutti i miei libri di Sophie Kinsella, che è la mia scrittrice, autrice preferita in assoluto. Scusate, qua c'è tipo una mega luce. E qui ci sono, ragazzi, tipo, sai quelle cose delle quali ti vergogni un pochino, ma un po' anche no, chi se ne frega, i libri di Amici, cioè Amici di Maria De Filippi, perché all'epoca c'erano anche i libri ogni anno che raccontavano anche un po' la classe di quell'anno. Di nuovo altri, cioè questo è un altro dei miei libri preferiti, altri di Sophie Kinsella, e poi qua ci sono un mix di cose mie e di cose che dovevo studiare per la scuola. Magic English,
sempre, sempre verde, e questi dei libri che tipo quando ero più piccola li leggevo, oppure quando io leggevo questi qua, mia sorella leggeva questi. Infatti c'è tipo Geronimo Stilton, che era il suo preferito. E poi qua altre cose, queste sono più scolastiche. Ah, questa è PS, l'ho scambiato per un'altra cassetta del Magic English. Questa è PS Love You, dal quale hanno tratto anche il film. Ma se avete modo di leggere il libro, fatelo, perché piangerete tantissimo, molto più del film. Cosa che tra l'altro accade spesso. Poi qui dentro, qui a parte lì tutta la mia saga di Twilight, che ridere, che i furbi dietro, e i furbi, cioè proprio revival. Ma in queste mega scatole, secondo me, ci sono le mie collezioni di Top Girl. Dobbiamo assolutamente fare un decluttering. Alla fine io ho preso la mandorlata. Non è bellissima, devo dire la verità, però secondo me sarà buona. Buona la linerino, quella votate. Tua è veramente bella. Votate, votate. Alla fine è focaccia. Margherita. No, è simile a quella che devo dire. Gabriele, Margherita, porcini e patate al forno. Allora, Lady, sono quasi mezzanotte, praticamente siamo rientrati ora a casa. Come avete visto, siamo stati insieme tutti in famiglia, abbiamo mangiato le pizze, poi abbiamo fatto la torta. Mia nonna faceva 81 anni, anzi ha fatto 81 anni perché se lo stesse chiedendo. E poi siamo stati in patrone, abbiamo giocato, ci siamo divertiti. È passato un sacco di tempo, così non ce ne siamo nemmeno resi conto, quindi appunto si è fatto abbastanza tardi, considerando il fatto che domani sia io che Nicola abbiamo una sveglia alle 7. Prima di chiudere questo venerdì vlog, volevo scusarmi, mettere un attimo le mani avanti, ma ci ho pensato soltanto adesso, quindi a mettere le mani dopo. Comunque sulla pizza, è una pizza romana, quindi amanti, cioè napoletani e amanti della pizza napoletana, vi capisco, lo so che vedere queste pizze è stato dolorosissimo per voi, perché sono piuttosto delle piadine, somigliano, quella di Nicola era palesemente una piadina, però questa è in genere la pizza romana, diversa dalla pinza romana, che forse mi piace un po' di più, anche perché c'è più condimento ed è un pochino più spessa. Comunque beh, la pizza è buona sempre, buona tutta. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo domenica con il prossimo video, che tra l'altro starò girando mentre voi starete guardando questo vlog. Bye ladies, see you soon!